Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Va bene ragazzi, benvenuti a questo Closet Tour. In italiano il tour dei miei vestiti, della mia collezione di vestiti, della mia cabina armadi, dei vestiti, della Closet Tour. E niente, faccio vedere un po' come mi sono organizzato. Se mi conoscete sapete che sono precisissimo, quindi anche qui ci saranno delle chicche carine che esaltano la precisione di Müller nelle vesti di tedesco. Partiamo da qui. Allora, io in realtà cambio molto spesso la disposizione pure della cabina armadio. Allora, io mi sono organizzato così. Qui ho le giacche, qui ho le felpe con i cappucci, qui ho camicie, roba simile, giacchette sempre col colletto, insomma, cose che possono assomigliare ad una camicia o comunque a zip, senza cappuccio insomma, e non maglioni. E qui tutti i pantaloni. Qua dentro invece, dopo lo apro, ci sono appunto dei maglioni a girocollo e a maniche lunghe. Qui dentro le magliette, che adesso vi spiegherò come sono divise. Qui dentro che cosa c'è qua dentro? Pigiami. Pigiami, mutande e calzine, pantaloncini e canotte, roba sportiva. E ovviamente non è tutto qua, le altre cose le mettiamo lassù per il cambio stagione e altre, io sono molto sincero in questo, visto che a volte mi sembra che l'armadio esploda, le regalo ai miei fratelli, a mio padre, insomma cerco di dar via delle cose perché mi rendo sempre più conto che le cose che ci mettiamo sono sempre quelle alla quale non daremmo un soldo di fiducia, però sono quelle che poi ogni giorno ci abbiamo addosso e quindi tante cose dici no ma questa è bella quindi la tengo, questa è bella perché è di quello, è quella marca lì, l'ho pagata un botto, la tengo, no la do via perché non la metto. Allora, quindi partendo da qua ho fatto un po' di pulizia, ho lasciato alcuni pantaloni, ci sono sia jeans sia pantaloni per ballare perché ovviamente la nostra vita deve essere organizzata anche per quello. Cioè non ci sono solo vestiti da battaglia, da scicchettoso, tic e tac, ma siccome la maggior parte del tempo della giornata lo passiamo in maniera sportiva per andare a ballare o per comunque essere comodi, c'è un po' tutto. Una volta l'avevo sistemati per colori, e poi siccome ogni tanto c'è Anna che viene a pulire casa e poi ogni tanto lei mi incasina tutto e quindi ci ho rinunciato. E ci sono delle chicchette pure qui di pantaloni, però mi sento un po' in imbarazzo perché io in realtà prima queste cose non me le potevo. Cosa stai facendo? Una chiusura di imbarazzo. Perché io penso di non avere un armadio che uno dice, capito? Wow, guarda che ricchezza, guarda che lusso, guarda che figata, guarda che marchi, Madonna. No, ci sono in realtà delle cosine che fino a qualche anno fa non avrei pensato di potermi comprare, quindi che me ne prendo cura, ecco, di quest'ultime. Ma non pensate che se vi faccio vedere un pezzo allora vuol dire che tutto l'armadio è così, perché purtroppo, per fortuna, non è quello il caso. Quindi per dirti, io qui mi ricordo che una volta mi sono comprato questo bellissimo pantalone di Gucci e questo rappresenta perfettamente l'esempio che raccontavo prima, che spesso molte cose che vogliamo a tutti i costi, che compriamo, che costano anche un po' di più, sono quelle che poi metti meno e quindi automaticamente ti viene da tenerli solamente perché appunto sai quanto l'hai pagati, sai perché l'hai presi, perché sono di questo piuttosto che di Zara. Con il tempo ho imparato a capire che c'è bisogno di tutto un po', nel senso che non bisogna per forza andare a comprare tutti i giorni dai grandi marchi, ma si può benissimo andare a comprare anche a seconda delle esigenze da qualsiasi negozio, basta che soddisfi quello che ci serve in quel momento. Quindi in realtà ecco, questi sono dei pantaloni sì di Gucci, in realtà a me una marca che piace tantissimo è Diesel, che non è una marca neanche così tanto eccessiva, però io ho pantaloni di Diesel di tutti i tipi, chi più ne ha più ne metta. Questi sono di Polo Ralph Lauren perché mi piace anche molto Polo Ralph Lauren, erano particolari, insomma c'era un tipo che scalava una montagna, vedi? E niente,
Sì, quindi qua dei pantaloni, diciamo che all'inizio non ero molto fissato con i pantaloni. Ho cercato negli anni di prendermi solo quelli che realmente mi facevano impazzire. Quindi io vado molto fiero dei miei pantaloni perché sono stilosissimi, sono adatti a tutte le situazioni. Ho un po' il ripudio per gli skinny. Ci sono un po' più di pantaloni over. Cerco sempre di avere un po' tutti i colori per tutte le esigenze. Quindi c'è il jeans, c'è il nero, c'è il bordeaux, c'è il beige, c'è il militare, c'è il marrone, il bianco, c'è tutto quello che vuoi, tutto quello che cerchi. E ci sono le tute per poter ballare. Con questo Andreino balla, pantaloni over, balla, hip hop, io spacco tutto. Un pigiama anche, perché ballo pure con il pigiama. tuta, ci sono un sacco di tute, insomma. Questa è la parte dei pantaloni. Adesso se vogliamo andare giù, qui c'è una piccola parte dedicata allo sport. Ma sei pazzesco. Cioè, è pazzesco sta cosa. Ti sei autostupito. Madonna mia. Al centro ci sono dei pantaloncini. Ovviamente adesso ce ne stanno 1, 2, 3, 4, 5. Ne ho lasciati solo 5 perché non serve tanta roba. Soprattutto perché è inverno, quindi i pantaloncini proprio non mi servono. Per l'eventualità io ce li ho qua. Qui ci sono le canotte, che ha sempre appunto per l'eventualità, perché non è estate. E qui ci sono altre canotte. Però siccome che facciamo nella vita, balliamo, quindi queste cose possono sempre servire. Pensavo fosse più ordinato. Cazzo. Bellissimo. Sì, perché solitamente vedi qua una cosa pazzesca di mutande messe in fila. Mi sembra già abbastanza pazzesca. No, sì. No, solitamente no. Sono messe così. Come vedi la scritta Intimissimi? Uh-huh. Guarda. Tutte le scritte messe. Solitamente tu nel mio armadio dovresti trovare questa cosa qua. Ecco, guarda. Per tonalità, per fantasie, vedi? Tanto qualsiasi cosa tu tiri su, sai che è Intimissimi, guarda. Intimissimi, Guarda, riproviamo. Posso andare bene. Guarda. Scimmiette. Oh! Intimissimi. È tutto così, possiamo continuare per ore. Mi piace Intimissimi, mi piacciono le mutande Intimissimi, e quindi mi compro le mutande Intimissimi. C'è poco. No. Qui ci stanno i calzini, questi me l'ha regalati Veronica settimana scorsa con SpongeBob, voleva un po' respirare l'aria natalizia. Fantastico. E quindi mi regalo per dire. E quindi niente, pigiami, che io d'inverno li amo. Un po' mi spengo, smetto di guardare shoes, smetto di guardare roba strafighissima e inizio a guardare solo pigiami, perché vivo con il pigiama praticamente, cioè vivo per il pigiama, anzi. E tutti questi sono di? Intimissimi. Intimissimi. Ne abbiamo di tutti i tipi, li abbiamo natalizi, li abbiamo con topolino, li abbiamo a quadretti verdi, a quadretti celesti, ce ne stanno un botto. E c'è anche, se volete io ve lo dico, però ripeto, non vorrei mai che, non voglio che capite male, insomma. Sempre per il discorso che ho fatto prima. Però io qui dentro ho un pigiama molto costoso che secondo me voi non riuscite neanche a immaginare quanto costa quel cavolo di pigiama. E fu un regalo di Veronica per un Natale. È di seta? Sì, è di seta. Questo qui? È seta. Intimissimi. C'è il pantalone sotto. Uh-huh. E c'è... Aspetta che tu ripiegarlo. Un po' di pazienza. Due ne ho di seta. Ce l'ho anche a pois. E qui ci sono le parti sopra dei pigiami, vedi? Mm-hmm. Vedi? Li possiamo trovare tutti. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Topolì, ce l'ho. Quindi hai diviso maglie, sì, e pantaloni. Vedi, questo è il pezzo sopra di quello di sé. Pazzesco comunque, raga. Cioè, non ve lo dico davvero quanto è costato perché mi prendete per matto, però... Pigiama top. Bellissimo. Cioè, uno pensa che la notte mentre ci dormi automaticamente la mattina ha prodotto del denaro, invece no, purtroppo. Bellissimo, top, un po' da Gianluca Vacchi. Ok. Ci manca solo la reggia, però dai, partiamo dal pigiama. La reggia arriverà. Poi qui abbiamo le magliette, ma non delle magliette qualsiasi, le magliette della salute. Okay. Perché voi dovete sapere che anche qui Andreas all'inizio compravo magliette Supreme, compravo magliette Balenciaga, magliette Palace, magliette Off-White, ma mi piacciono da morire tutte queste marche, mi piacciono un sacco, semplicemente cerco di selezionarle in quello che mi servono, perché sennò non ne esci più. Io ero entrato in un circolo che volevo tutte le cose stripe, tutte le cose, però poi in realtà devi calcolare l'utilità che ne fai. Quindi i vestiti non bisogna seguire le mode, ma bisogna piuttosto sentirsi a proprio agio. Seguirle sì, ma anche cercare una propria identità. Quindi io ho scoperto negli anni che la mia identità è basic.
Quindi tu qua troverai una maglietta verde, una maglietta blu, una... Oh, questa non doveva stare qua. Maledetta Anna. Annaggia Anna! Quindi, dicevo, maglietta verde, maglietta blu, maglietta nera, maglietta grigia, maglietta blu, maglietta grigia, maglietta blu, maglietta... Oh, oh, tutte così, tutte della salute, tutte no logo. Io ogni tot vado a comprare magliette nere da Intimissimi e magliette bianche da Intimissimi, perché io metto solo, soprattutto, ecco, vedi, anche per ballare, viola, arancione, poi insomma mi sbizzarrisco, però io per la maggior parte del tempo maglietta basic, 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 o bianca o nera. E vi passa la paura, ve lo assicuro, passa la paura, perché metti una maglietta nera, ci metti un jeans sotto, ci sta, metti una maglietta bianca, metti un jeans sotto, ci sta, metti una maglietta, ci sta. Quindi, poi andando avanti, qua invece abbiamo le cosiddette magliette un po' più, no? Con scritte, con cosine, infatti qui ecco c'è questa maglietta della Supreme, una maglietta che mi manda a fare in culo, non so il perché, è una maglietta con Topolino, vabbè, una maglietta di Gucci, Gucci, di Polo, San Lorenzo, questa è I Feel Like Pablo, è Easy, Kanye West, Kanye, Supreme, Darth Vader. C'è una maglietta di Star Wars. Tutte quelle con le scritte, non solo quelle di marca. Tutte quelle che comunque abbiano una scritta sopra e che comunque non siano come quelle che vi ho fatto vedere prima, completamente bianca. Questo è l'ultimo acquisto. E voi direte, mamma mia, adesso ci fa vedere una maglietta. Mostrare, prego. Di non lo so, che è costata 10.000 euro. Io questa maglietta l'ho comprata al Disney Store. Wakanda Forever. Wow, bellissima. Capito? A me mi si sono illuminati gli occhi per questo. Quindi ecco, boh, a volte capisci che non servono spese eccessive, ma bisognerebbe prendere quello che ci piace. Quindi niente, è una cosa che sto capendo e che mi sta portando anche negli anni a risparmiare un pochettino. Poi qui, anche qui abbiamo le, ecco, mi piacciono molto le camicie basic. Poi ecco, mi compro il pe di pezzi sopra, magari mi compro qualcosina più carina. Questa è di Snow Island, questa l'avevo presa a Los Angeles, non mi chiedete il perché, di Balenciaga. Questa sempre a Los Angeles, sì, praticamente ho fatto il ricco a Los Angeles, non so per quale motivo, pagandoci pure la tasse sopra, che potevo comprarla in Italia. Questa è di Gucci, l'ho comprato lì, però va benissimo, Andre, va benissimo, no problem, no problem. Tutto avrà un senso prima o poi, per ora non ce l'ha. Qui ci sono le camicie, perché comunque ci stanno delle occasioni, camicie molto carine, mi piacciono un sacco le camicie, soprattutto d'estate, specialmente sono di Polo, Ralph Lorenzo. Ralph Lorenzo, tutti un po' Renzo. Ottimo. E anche qui sono organizzato bene. Questo è pezzo sopra da battaglia, camicia, qua c'è anche qualche gilet per qualche occasione, la giacca elegante. Anche questo è San Lorenzo. Cosa? Me l'ho regalata io. San Lorenzo. Poi vai. Eh beh, raga, qui secondo me un po' forse qualcuno rosica, perché c'è un po' di roba carina. Però anche qui, se mi chiedete quale ti metti sempre, Andre, mi metto questa della North Face, di giacca, mi metto questa di Diesel, questa è di Diesel, questa ce l'ha mandata un nostro amico, questa è delle situazioni più eleganti, questo vabbè, classico, a cammello, questo giacchettino molto carino, Diesel, ce l'avevamo mandati ad una prima, questa è Diesel, me l'ha regalato Veronica, questo è Danilo Paura, non so se conoscete, è tanta roba, è sempre un po' di nicchietta. Questo è Supremo, Supreme, questo è Supreme, bello questo, bellissimo. No! Sazzi, sazzi. Per metterli su vi avevo già detto che io faccio questa cosa qua, perché sì, non ci voglio di prendere né scalette né pali né come nulla. Era, ti guardi i glutei, come metto, no? In posizione, scopro un attimino, guardo la ciapetta e metto a posto. Vabbè, oramai ci sto su, quindi c'è questo poi sempre Diesel, c'è questo Diesel, c'è questo Ralph Lauren, c'è questo Supri. Questo è pazzesco. È spazioso. Questo è spaziale. Nice. Questo è un po' proprio da... Questo è Hypebeast, proprio. Sì, questo è Hypebeast, sì, infatti diciamo che... Sono fortunato che ho degli amici a Roma che mi aiutano quando voglio prendere queste cosine, che sono molto 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 bravi. Infatti dai, faccio pure la pubblicità, io vi consiglio di seguirli. Il loro negozio si chiama Big Soup e sono fortissimi. Big Soup, poi ve lo dico pure su Instagram, Big Soup. Se volete queste cosette qua, loro sono il top a Roma.
qui abbiamo le felpe. Felpe sempre la stessa cosa, raga. E ci sono felpe di Bershka, di Zara, cioè Easy, che ci vado in giro tutti i giorni. Ci sono felpe invece un po' più chic e chac, bomba a mano, per fare un po' più il figo. Quindi qua abbiamo una felpa di Givenchy. Qua abbiamo Diesel, questa era di Pharrell Williams. Questa con Snoopy mi piaceva, è di Levi's. Questa è Supreme. Di Supreme ne ho un po' di felpe. Questa si illumina al buio con i teschi. Però chi mi conosce sa che non mi ci ha mai visto con questa felpa. Vedi? Poi c'è Nike per ballare, per andare in giro. Un classico. Diesel. Sì, a parte che Nike è stratoppo, a me piace da morire. Infatti la maggior parte delle scarpe che poi vedremo è Nike London. Diesel con Fedez. Qua che c'è? Questa è nera. Questa è Diesel. Ralph Lorenzo con Orsacchietto. Qui c'è Supreme con Scarface. Qua c'è Ti regalo una bag di Gucci. Qui c'è Gucci. Qui c'è vabbè, questi. Mostraci. Se mi chiedi i pezzoni, chi segue questo mondo sa. Ah, una è a lavare, pensa. Sì, una. No, ce l'ho tutte e due. Queste sono due delle più top. Molto belline, eh. Si parte in maniera molto umile e si arriva ad avere l'armadio pieno. Un giorno. Anche se io molto sinceramente, se un giorno ce ne avrò talmente tanti soldi, li spenderei sulla macchina, non sui vestiti. E questi erano i miei vestiti, dai, su per giù, poi. Qua anche c'è un altro pezzone che vi faccio vedere subito, che è questo. Che. Se dovessi raccontarla come la racconto i miei amici fa ancora più ridere. Vabbè, è normale, raga, dai, è normale. Cioè, questo portafoglio è una collaborazione tra Louis Vuitton e Supreme. Quindi il costo che io ho buttato per questo portafoglio è eccessivamente grande. Tant'è che quando l'ho comprato dentro era vuoto, perché i soldi li avevo spesi per comprarlo. Lo pagai intorno agli 800-900 euro questo portafoglio. Beh, dai, ti poteva andare peggio. No, però il valore di oggi, esatto, di questo portafoglio so che si aggira intorno ai 3500-3600 euro. Quindi ecco, dai, se un giorno dovessi fare la fame lo vendo. Sono un investimenti, ecco, sono investimenti, chiamiamoli così, investimenti. Allora, qui praticamente noi... Scusa, che è successo lì? L'ansia appena apri, loro mi osservano, io sono perseguitato da Yoda e Baby Yoda, cioè, ce l'ho le calcagna praticamente. No, niente, qui non è niente di che, raga, cioè in realtà qui fa abbastanza schifo. Però sono cose appoggiate. Sì, ma è nello schifo che ci sono chicche. Sciocchi. Qui, come vi dicevo prima, ci sono. Non mi vado a appenderle, non ho spazio, quindi le metto qui. Ci sono le i maglioni senza cappuccio, questo sempre di Gucci. Non so perché io ho speso tutti quei soldi a Los Angeles. Vabbè, una volta nella vita. Qua c'è Off-White. Qua c'è un'altra felpa di Gucci. Questa di Off-White è molto carina. Qua c'è un'altra di Supreme. Vabbè, raga. Qua ci stanno i cappelli. La casa di carta, Diesel, Balenciaga, un po' di cappellini, insomma. E i cappelletti, anche questi qua che indosso sempre. Mi organizzo così, capito? Qua appoggio i maglioni. Ci sono un po' di accessori e qualche di accessori maglione per il Müller, sì. Vedi, okay. I cappelli per ballare. C'è una serie, una sfilza di bandane, perché piace metterle, vedi? Bandane, bandane, bandane. 10 euro. C'ho tutto qui dentro. E qui abbiamo invece le scarpe, che saranno forse un po' in disordine. Potrebbero essere messe molto molto meglio. Dovrebbero avere molto più spazio. Purtroppo alcune devo arrangarle. Molte le scatolo e non le tengo qui. Ok. Così nessuno le vede, nessuno me le ruba. E alcune le ho lasciate ai miei genitori per lasciarle a Fabriano. Insomma, sempre cose così. E però non le vate veramente, 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 veramente tante. E ho smesso di comprarne anche tante. Niente, però diciamo che qui esposte ce n'ho secondo me alcune molto carine. Chi conosce, queste sono le Easy. Ce n'ho molte di più di Easy, ma alcune le ho date a mio fratello, che le tiene a casa sua. Quindi ho solo quattro. C'ho questa fluo, questa bianca, questa ghiaccio e questa zebrata. Queste sono le scarpe che praticamente metto quasi tutti i giorni. Mi piace molto il bianco, si è notato. Classiche, vedi? Infatti poi, ragazzi, tutto torna su queste due paia di scarpe. C'è poco da fare. Nero, metto questi due qua. Nike per Travis Scott Gang, molto fighe, molto 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 fighe.
rivisitazione. Qua abbiamo un po' di off-white per Nike, questa qui che mi piaceva da morire, c'ha il suo grandissimo style. Questa l'ho messa praticamente un pomeriggio, perché mi fa una forma strana qui che non mi fa impazzire, quindi io la tengo ancora qua, è pulita, c'ho la scatola, c'ho tutto, quindi se qualcuno la vuole gliela do. Sempre off-white, vabbè, per le scarpe ve l'ho già detto, ci stavo molto di più, ci sto sempre in fissa. Nera, questo vabbè, pezzone. Pensa che quando vado in giro, ovviamente, chi non sa mi guarda questo coso e ride, perché pensa che sia una sorta di scontrino, di etichetta, la cosa del pesce, dicono. E quindi dicono, cioè, scarpe dei cinesi. E poi, niente, sì, e Off-White, praticamente le collaborazioni con Nike hanno tutti questo, ma è un simbolo di Off-White, l'etichetta così. Quindi, ecco, giusto per spiegarlo a chi non conosce. Questa me l'ero sempre regalata per Natale. Come diceva Veronica, quando i Natali erano migliori, giusto? Deschevo! Faccio sconto! Poi mi piace portare comunque gli stivali. E c'è questa anche che è molto figa, che si allaccia da sola. Tu metti il piede e questa si allaccia da sola. Faccio vedere. Mostraci. Questi mi piacciono a Veronica. Le ha il tempo, ci vuole tempo. Queste qua si chiudono da sole. Praticamente si fa così. Si mette? Pronta? Sì. Ma stiamo scherzando? E come si riapre? Top! Lo vuoi rivedere? Dove? Perché è intelligente. Se la una volta che tu la tocchi diventa manuale. No. Invece così è automatica. La metti. Teoricamente l'abbiamo rotta. Devi guardare qui, guarda qua, guarda. No. Ti illuminano. Super. Sì, raga, c'è il caricatore. Ma dai, sì. Cioè, dove si infila il caricatore? Il caricatore è qua. Va attaccato. Ma ragazzi, qui è calamita, è fuori di testa. Bomba. Gang! Questo stacca sotto. Super. E ricarica. Bomba. Sì. Sempre il mio amico Stefano di Roma. Big soup. Mi procurano tutto quello che cerco. Niente, ragazzi, questo era il mio spazio dedicato ai vestiti. E niente, spero vi sia piaciuta. Quello è l'importante, davvero, che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete vedere qualcosina, se siete interessati a qualcosina, ditemelo. Che vi consiglio dove potete andare ad acquistare questi articoli, semmai, se non li trovate in giro, Supreme, cose varie. Vi posso consigliare, vi posso dare i contatti. E iscrivetevi, lasciate un pollice. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto. E niente, raga. Bomba, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Che succede? Perché ti hai preso il matto? Che sentivo che saltavi? Nice! Questo è Andreino quando va a fare il pop. Quando va a ballare. Questo è Andreino. Senti, solitamente Andreino pantaloni larghi. Andreino, che è? Andreino mette pantaloni larghi. Che male. Mette scarpetta classica, però sempre con la chicchetta. E Scott. Capito? Magliettina un po' appariscente. Tatuaggi in vista. Spacco tutto. Yeah. Va bene. Cappellino. Oppure staccati. Tanto un po'. Ballo. Movimento, pure se no, cappello, un po' più, I said hip hop, you get it, and then, and the back, you know, this, yeah. Okay. Perfetto, vai con l'altro.
Questo è Andreas. Andreas invece in occasioni, sera al cinema, stasera andiamo a cena, stasera andiamo al parco, figa. Dai, mostrati come hai fatto. Stasera andiamo a bere uno spezzettino, ti metti un po' di lato, ti metti un po' col braccio, senta che ti appoggi, uscire un po' il jeans, un po' la scarpa, figa, ti metti un po' in posa, in tiro, apri un pochettino, sei lì che ti fumi una sigaretta, dici, oh, ciao bella, come stai? Tutto bene? un po' più Milano, dai. Vai, faccio una runway allora. Eh? Faccio una runway dato che ci sei. Sta giacca. Che dici? Sei torbella. Che dici? Dove te porto stasera? Dove te non è romano, tutte marchigiano. Ando te porto stasera. Dove porto stasera? Ando te porto. Vabbè, me ne bacio. Dammi un bacio, sì. Me ne bacio, sì. Oh, vamo strano. Proviamo a lasciarsi cazzo. Monta sto bacio, mi preparo. Che famo? Dall'amo a struppo. Vabbè, dai, ti piaceva insomma, dai, ciao. Vai. Ma proprio così. Dai, basta, no? Yeah. Siamo tornati. Yeah. The Coolers. Siamo tornati. Yeah. The Coolers. Senti questa nostra. Oddio, Andre. The Coolers. Pepulers. Pepulers.